Fino al 13 di aprile, chi acquista attraverso il portale Sicilia d'inverno un viaggio e ovviamente anche un pernottamento alberghiero in Sicilia, ha la possibilità di avere riconosciuto uno sconto di 85 euro grazie ad una iniziativa legata al tema della destagionalizzazione turistica del nostro territorio, ma evidentemente anche della promozione e valorizzazione, a cui 09TV decide di dare spazio perché la riteniamo un'iniziativa particolarmente meritevole e quindi la necessità anche di approfondirla attraverso Sebi Bongiovanni, che abbiamo il piacere di avere qui in studio con noi. Lo salutiamo affettuosamente e gli chiediamo attraverso le sue parole di capire qualcosa di più. Intanto grazie per l'invito. Mi sento un po' a casa, siete un gruppo di amici perché voi sposate le cose belle e questo mi fa piacere e questo vi fa onore. Allora, hai detto un po' tutto, la risintetizziamo mettendo in evidenza alcuni aspetti, cioè nel senso da che cosa nasce questa iniziativa? Nasce dal fatto di promuovere un territorio come il nostro, che non ha bisogno di essere visitato solo in estate ma tutto l'anno e quindi anche nel periodo della bassa stagione, soltanto che nel periodo della bassa stagione c'è un problema non indifferente, che sono i costi di trasporto, quindi dei voli aereo. Già questa iniziativa era nata qualche anno fa come Siracusa d'inverno e quest'anno si è allargata alle province limitrofe in un'ottica di coinvolgimento di area vasta di sud-est per essere più forti ed avere un'offerta ancora più allettante. E quindi in pratica c'è stata l'esigenza di trovare una sintesi trovando dei partner, e il partner ideale non poteva che essere una compagnia aerea. Già l'anno scorso Air One e Alitalia c'erano dato questa disponibilità. Quest'anno Air One ce l'ha riconfermata perché ha ritenuto lodevole l'iniziativa, perché oltre a dare un riscontro immediato di numeri di prenotazioni, la cosa più importante, e questa è un po' la formula che in qualche maniera crea un grosso appeal, è il modo come viene proposto e poi soprattutto la ricaduta in termini di immagine che abbiamo come territorio. Oggi si parla molto di reputazione, di buona reputazione, di web reputation. Bene, iniziative come queste che fanno parlare bene di un territorio innalzano il livello di attenzione su una destinazione e quindi danno una ricaduta diretta e indiretta, Quindi chi vuol immediata venire e in nel Sicilia tempo. utilizzando questa opportunità, Sebi, cosa deve fare materialmente? Materialmente bisogna collegarsi tramite internet al sito www.siciliadinverno.it, scegliere la destinazione Siracusa, Catania, Ragusa, Modica o qualsiasi altro comune delle tre province, prenotare almeno 2 o 3 notti. Prenotando 2 o 3 notti, l'albergatore riconoscerà uno sconto sotto forma, diciamo, di contributo viaggio, da un contributo viaggio sotto forma di sconto al momento del pagamento del saldo del conto in albergo, ed fino a un importo massimo di 85 euro, e avrà l'opportunità di poter acquistare un volo Air One, andata e ritorno, tasse incluse, 85 euro a persona. In pratica, possiamo dire una sorta di offerta generale, in sintesi, in Certo. pratica passare 2 notti nella nostra realtà con il volo e 2 notti compreso viene a costare non più di 140 euro a persona. Riusciamo a essere competitivi? Assolutamente vantaggioso anche nella competizione territoriale, evidentemente con altre destinazioni, la Sicilia acquista evidentemente posizioni di vantaggio attraverso questa vostra iniziativa. Certo, e soprattutto sta creando le premesse, che questo è un altro fattore importante. Se tu non fai niente, non succede niente. Se fai qualcosa, riesci a creare dei Certo. meccanismi anche in termini di prospettiva. E grazie a questa iniziativa sta nascendo un rapporto di collaborazione ancora più fattivo con Air One per la stessa iniziativa fatta con dei voli in Europa, e che vuol dire allargare ulteriormente i confini. E questa stessa iniziativa da novembre partirà non solo per l'Italia ma anche per l'Europa. Quindi abbiamo testato l'iniziativa, l'abbiamo messa a punto, e da novembre in pratica siamo nelle condizioni di Quante promuovere. adesioni ci sono state l'anno scorso per avere un dato, insomma, In termini di dell'effetto? alberghi, Esatto, no, sì. gli alberghi l'anno scorso era soltanto su Siracusa, eravamo intorno a una cinquantina di alberghi, tutti 4-5 stelle c'erano un po' tutti. Quest'anno tra Siracusa, Ragusa e Catania hanno fatto richiesta circa 170 strutture ricettive, sono già visibili circa 120, Quindi la scelta è anche altre. molto ampia. La scelta è molto ampia e va a crescere, perché vedi, un fatto importante, uno dei tanti fattori importanti è che si è voluto
riuscito a creare finalmente in tre territori limitrofi, come sono quelli Siracusa, Catania e Ragusa, che hanno una storia, identità che può essere messa a fattor comune, un sistema di booking alberghiero dove gli albergatori non danno, non riconoscono nessuno provvigione a nessuno. In pratica gli albergatori, grazie alle risorse pubbliche, che in questo caso dobbiamo ringraziare la SAC, che è stato all'aeroporto di Catania, che ha creduto in questa iniziativa e che quest'anno ha supportato questa iniziativa, ha creato un'infrastruttura a vantaggio degli operatori, dove gli operatori, in questo caso gli albergatori, hanno un canale di promozione e vendita a costo zero, e quindi insieme ai tanti canali che hanno, hanno un ulteriore canale che gli viene messo a disposizione dalla pubblica amministrazione, in questo caso dall'aeroporto. Avete un dato del numero delle persone che hanno aderito l'anno scorso? L'anno scorso sono state, abbiamo avuto quasi 980 room night nell'arco di un paio di mesi dell'iniziativa. Un dato importante che ci auspichiamo sia evidentemente in crescita. Ma guarda, la questione è, i numeri non è che risolvono il problema degli operatori, attenzione, questo dobbiamo... non sono numeri che risolvono il problema, però danno un indirizzo, danno un'impostazione che permette di poter fare squadra tutti quanti insieme. Più operatori si aggregano, più si riesce a fare attività di sistema, più riusciamo a condizionare in maniera propositiva le pubbliche amministrazioni su quali percorsi andare a seguire. Qual è il sostegno degli enti locali o territoriali in generale a questa iniziativa negli anni e anche con quella di quest'anno, quindi dalla regione agli enti, diciamo, più vicini al cittadino? Allora, questo è un progetto che è stato finanziato per la parte infrastrutturale dalla SAC, dall'aeroporto. C'è un supporto delle Camere di Commercio che ancora ad oggi non si è manifestato in tutto e per tutto, però sappiamo che c'è, soltanto legato ad aspetti prettamente burocratici. Ma la cosa importante è che questo progetto non finisce il 13 di aprile, perché dal 13 aprile in poi il portale di Booking resterà aperto al prescindere dall'iniziativa. Quindi in pratica avremo un sistema di prenotazione alberghiera messa a disposizione del territorio, dove gli operatori non danno nessuna provvigione a nessuno e quindi sono nelle condizioni di magari fare delle offerte particolari. Vengo e mi spiego. Sì. La piattaforma che mettiamo a disposizione è un sistema di booking engine molto evoluto, che permette alle stesse strutture ricettive di creare delle formule autonomamente, e che il sistema del portale può promuovere senza che l'albergatore deve riconoscere niente a nessuno. L'infrastruttura di rete messa a disposizione da una struttura pubblica viene a servizio e a vantaggio degli operatori locali. C'è la possibilità che attraverso un sostegno economico di un ente del territorio che dica: guarda quanto è bella questa iniziativa, lo sconto possa anche aumentare nel tempo, nei prossimi certo, anni? Perché cosa può essere? Che ogni singola amministrazione, anche piccola, se sul proprio territorio ha delle attività, un museo, può mettere a disposizione tramite delle convenzioni l'ingresso gratuito o uno sconto o delle iniziative promozionali. Quello che noi possiamo fare rispetto alle grandi OLTA, le OLTA sono, che so, Booking, Expedia e quant'altro, e noi vivendo sul territorio possiamo personalizzare l'offerta, e quindi rispetto a quello che propongono queste grandi organizzazioni, queste multinazionali, noi la personalizziamo arricchendola con delle cose particolari che altri non possono fare, facendo in modo che tutte le risorse economiche restino sul territorio. Quindi se c'è una pubblica amministrazione, piccola o grande che sia, che vuole in qualche maniera incentivare il proprio territorio, si tratta soltanto di trovare in che termini e in che modo, e non per forza ci vogliono grandi risorse o grandi soldi, basta avere delle buone idee e delle persone che lo seguono seriamente. Quindi questo è un invito anche a fare sinergia, perché attraverso una buona rete territoriale tra istituzione, soggetti privati, categorie produttive, questa iniziativa, che di per sé è assolutamente meritevole, potrebbe addirittura acquisire nuovi vantaggi, evidentemente per chi sceglie il nostro territorio, ma per il nostro territorio stesso, che ne viene beneficiato dalle risorse economiche di queste forti presenze turistiche. Io a nome di 09 TV ringrazio Sebi Bongiovanni. Grazie per la presenza qui in studio da noi, e mi auguro, proprio per la qualità che lui riveste nel campo dell'offerta turistica, e quindi di un settore che aspira ad essere strategico, nevralgico del nostro territorio, possa essere presente qui con noi anche per altri momenti di approfondimento in occasioni successive. Vi ringrazio per averci seguito affettuosamente, e mi auguro che attraverso questo messaggio abbiamo anche fatto della buona informazione. Grazie.